Adesso posso concedermi, stia tranquillo, qualche minuto con lei, Ah, che meraviglia, perché al di là grazie. di questa voce, tornavamo a parlare dietro queste canzoni immortali, alla fine c'è studio, c'è preparazione, c'è un progetto. Sicuramente. Moraga, la musica da piccolino l'ha masticata, poi a un certo Da punto ha detto è la giovanissimo. mia vita. Ma veramente l'ho deciso quasi a 14 anni. Si accomodi, sia tranquilla, non ci mancherebbe, proprio sta comodi, questa è casa nostra. Quindi penso che è stata una passione, anche perché è una passione la musica, se ce l'hai dentro si vede, si sente, non c'è nulla da fare. Poi ovviamente col tempo è diventato anche un lavoro e poi è anche didattica, Questo è un mi altro lato importantissimo anche della sua vita. piace. Lei insegna alle Sì, nuove generazioni. ah, Mi che meraviglia. diceva che è reduce da un concerto fatto a scuola. Fatto scuola, Attenzione, lo feci 2 anni fa. è una cosa bellissima. Sì, bello perché voglio dire, riuscire a portare nelle scuole la canzone d'autore italiana che si conosce molto poco, tra i Esatto. giovani, è una cosa specialissima, Chi sono davvero. stati i suoi maestri o perlomeno quelli che lei ama di più? Ma io penso che intanto De André e Battisti sono stati due colonne importanti Certo. per la canzone d'autore italiana. Gli anni 60, penso che senza di loro, sono un po' rifatti questo, secondo me. E poi vabbè, De Moraga, Gregori. noi oggi una delle domande che ci poniamo Certo. è anche se sono meglio le canzoni di un tempo, le canzoni di oggi, ma in fondo la musica è quella, sono cambiati i testi in alcuni casi, ma se lei dovesse fare una classifica, lei come dire, alle top, nella posizione più alta, metterebbe più canzoni di un tempo o quelle di Ma le oggi? canzoni di un tempo sono belle, anche perché abbiamo una storia incredibile, abbiamo un patrimonio musicale italiano che va dal 1800 in poi, cioè da Straordinario. Santa Lucia, Vero. quindi del famoso autore Cottrau, quindi cioè, penso che è stata scritta veramente tanta musica. Io quando mi ritrovo in giro per il mondo e faccio le canzoni, soprattutto quelle di Napoli, napoletane, cioè, si riscuote un successo incredibile, cioè, e comunque noi abbiamo un patrimonio che va veramente custodito. E poi ognuno di noi se ne appropria delle canzoni. Cioè, noi le scriviamo e poi gli altri. Daniele, lei non solo interpreta, Sì. ma è anche autore. Sì. C'ha una chicca per noi, io tra un po' mi allontano e la lascio. Ho bisogno di te, una sua canzone, gliela Mia faremo. canzone. Com'è nata questa canzone e fa parte di un progetto poi più ampio. Guarda, questa canzone nasce ovviamente dal mio vissuto quotidiano. È fondamentalmente una canzone d'amore, poi alla fine. Sono stato sempre molto scettico nei contenuti dei testi, un po' per timidezza, un po' perché penso che l'amore, sia una parola troppo Certo, sfruttata abusata, e è vero. abusata, e quindi io direi di cambiare proprio il termine, ognuno dovrebbe dovrebbe utilizzare un altro termine e renderla e dare un omaggio veramente a questo termine, perché l'amore è una cosa seria. È una cosa seria ed è una cosa bellissima se cantata da Daniele Moraca. Io mi allontano, ho bisogno di te, Daniele Moraca, poi ce la ruberanno, guardi, e sicuramente la perderemo, ma saremo felici. Ho bisogno di te, ne ho bisogno davvero. Di mezz'ora, di un'ora, non vedi che io sono serio. Ho bisogno di chi mi trattiene il respiro, che mi tocca la mano e che mi fa sentire il cielo. Io sto fermo perché l'equilibrio è un mistero, ma questa volta io sono impazzito davvero. Io sto qui insieme a te, ma il continuo piacere sì, ma di sentire il dovere di amarti un po' di più. Ho bisogno di te, ma se ti chiamo e ti dico che voglio starti vicino e tu chissà dove sei. Io rivedo il tuo viso, ma lo rivedo la sera, quando è buio presto e bevo il solito caffè. Io sto fermo perché l'equilibrio è un mistero, ma
questa volta lo sai, sono impazzito davvero. Io sto qui insieme a te, ma il continuo piacere sì, ma di sentire il dovere di amarti un po' di più. Io sto fermo perché l'equilibrio è un mistero, ma questa volta lo sai, lo sai, lo sai, sono impazzito davvero. Io sto qui insieme a te, ma il continuo piacere sì, ma di sentire il dovere di amarti un po' di più. Di amarti un po' di più. Di amarti un po' di più.